Amici, facciamoci questa bella passeggiatina qui per New York. So che a voi piace tantissimo e io la faccio con piacere. Tra l'altro è anche una scusa per me per poter camminare in questa strada e fare un po' di passi in quest'estate così calda. Per fortuna adesso si sta un poco più freschi, meno male. Allora, New York, New York, come mai questa città è molto amata soprattutto dagli italiani? Io lo dico spesso, la ragione è molto semplice: poche città sono legate al mito del sogno americano come New York. Cioè, New York ti dà la sensazione alla fine di poter cambiare la tua vita, di poter ricominciare tutto da capo. Sono cose uniche, sensazioni uniche che tutti vogliamo provare. Magari siamo in quella fase della vita in cui siamo un po' annoiati, sentiamo che non siamo apprezzati, che non, insomma, non ci danno il giusto valore, non troviamo occasioni. Allora, cosa diciamo? Diciamo, vabbè, me ne vado a New York, ci provo a New York. Almeno così a me è successo. Venni a fare uno stage ad America 24, che è un portale, uno stage non pagato, però avevo dei soldi da parte che avevo messo da parte durante il dottorato. Mi dissi: sai che c'è, non sarebbe comunque male fare un'esperienza a New York, anche se non pagata. Poi sai, con lo stage, da cosa nasce cosa, tu non sai mai cosa succede. È vero che non ero pagato, però non mi ero troppo focalizzato sul fatto che fosse pagato meno, perché la vera ricompensa di uno stage non è monetaria, ma va valutato in termini di contatti che ti dà e di apprendimento di un mestiere. Cioè, a me, tra fare uno stage, per esempio, ben pagato, ben remunerato, ma che non ti dà nessuna occasione di vita e che non ti insegna niente, e fare uno stage in cui non sono pagato, ma che ti apre veramente delle porte, io preferisco lo stage che ti apre delle porte. E io avevo ragionato così: va bene, non fa niente, non sono pagato, però voglio cogliere questa opportunità. D'altronde non è che avessi molte scelte. Qualche soldo da parte ce l'ho, qualche lavoro extra lo riesco a fare, e così venni a New York. E dopo essere venuto a New York, ho fatto questo stage, dovevo fare 3 mesi, ma l'ho fatto solo 2 mesi, perché dopo 2 mesi, a furia di uscire, avevo incontrato un amico che si chiamava Achille e che mi disse, italiano, mi disse: guarda, nell'azienda dove lavoro, lui lavorava nel marketing relativo al turismo, nell'azienda da dove lavoro stanno cercando una persona che gestisca un sito di marketing turistico in italiano. Magari tu sei il candidato giusto, perché non vieni? Allora andai a fare questo colloquio, mi ricordo l'emozione, e fu la prima volta che mi sentii davvero, come si dice, davvero apprezzato, nel senso che feci questo colloquio. Il colloquio di lavoro fu in italiano e durò, che ne so, 5-10 minuti, non di più. Ci mettemmo d'accordo anche sul salario, che me lo ricordo ancora, erano 45.000 dollari, vi parlo del 2011, 45.000 dollari l'anno, quindi poco, che erano 1.200 dollari netti ogni 2 settimane, 2.400 dollari al mese. Poco, però quel poco mi permetteva di vivere e soprattutto mi permetteva 3 cose importanti: la prima di vivere a New York, la seconda di avere un visto, perché l'azienda che mi aveva offerto questo lavoro mi avrebbe sponsorizzato anche il visto in E1. E poi da cosa nasce cosa? Io fui emozionatissimo, perché per me 2.400 dollari al mese per fare il lavoro che amo mi sembrava veramente una fortuna. Così mi presi questo lavoro, presi questo visto, affittai un appartamentino, una stanza, un appartamentino nel Queens, dove vivevo con un australiano di 40 anni che faceva il musicista e un aspirante giornalista americano che aveva 27-28 anni. E così è nata la mia avventura americana, da uno stage che avevo fatto da America 24. Questo perché ve lo dico? Perché secondo me molte persone non capiscono che la migliore maniera per consolidare
la propria posizione a New York è quella di venire a New York, di stringere le mani, di conoscersi, di parlare, di uscire. Bisogna fare network, questa maledetta parola che magari è molto abusata, però è veramente così che funziona. Bisogna fare network, conoscere persone. D'affitto, allora io guadagnavo $2,400 al mese, pagavo, me lo ricordo ancora, d'affitto $687 per la mia stanzetta, che però era grande, un po' vecchiotta ma grande. Il resto che mi restava doveva pagare il telefono, era un $60, e la luce, vabbè, si divideva in tre fondamentalmente, quindi non è una grande spesa e basta. Il resto che mi rimaneva, quei 1.800, quant'era? Sì, 1.000, diciamo 1.600, io ci dovevo vivere. Voi direte, ma come si fa a vivere con quella somma? Perché io adesso sono arrivato a un punto, vabbè, faccio impresa, ho avuto successo, in un mese spendo facilmente $20,000, perché vado a mangiare, faccio uno stile di vita più alto. Però vi posso garantire che anche con $1,600 al mese io riuscivo a vivere anche bene, perché tante cose belle e divertenti di New York sono gratuite. Ragazzi, una passeggiata a Central Park, che è una cosa bellissima, è gratuita, cioè non è che la devi pagare. Andare a fare una passeggiata sul ponte di Brooklyn è gratuito, non è che lo devi pagare. Andare sulla Line è gratuito, quindi non è che si pagasse molto. I soldi, quando uscivo, andavo nei pub, li spendevo come tutti per bere una birra, un cocktail. Al ristorante in realtà andavo molto poco, andavo e mangiavo spesso, perché il ristorante, caspita, andare al ristorante quando guadagni 1.600-1.700 non puoi andare spesso, sennò i soldi se ne vanno tutti. Quindi mangiavo, o andavo a mangiare la pizza, che è un lusso che mi concedevo, oppure andavo a mangiare nei deli dove si pagava a peso, quindi mi spendevo ogni pranzo sui $7-8, prendevo la roba, la mettevo nel piattino, la pesavano. New York è pieno di questi posti. Quindi alla fine con 1.600-1.700 euro al mese riuscivo a vivere bene, riuscivo a mettere anche qualcosina da parte, senza sentirmi ovviamente che dovessi rinunciare a tanto. Chiaramente poi c'erano anche gli eventi a cui mi invitavano, quindi molto spesso bevevo gratis. Quello che voglio dire è che all'inizio, anche quando si hanno pochi soldi a New York, non bisogna fare i complicati, ah no, c'ho bisogno di $10,000 al mese, se no non vivo. Uno pian piano ci arriva con lo sforzo, con diciamo con l'olio di gomito, no? Però all'inizio, anche con pochi soldi, andando a vivere nel Queens, con una stanzetta e tutto, secondo me uno se la può cavare bene. Quindi quando vi dicono no, New York è troppo cara, bisogna avere tanti soldi, non è vero, si può vivere anche con poco. Ci sono le slice di pizza $1, per esempio, una ciambella, un donuts, un caffè, che ti costa? Una ciambella costa $1, $1.50. Chiaramente, se vuoi fare un tipo di vita che adesso faccio io, in cui vuoi viaggiare, vuoi andare nel ristorante che spendi $200 a persona, così è chiaro che non te lo puoi permettere. Però hai 30 anni, sei a New York, hai uno stipendio, hai un visto, ragazzi, ti senti davvero l'uomo più fortunato del mondo. Io mi sentivo molto fortunato. Però poi che successe? Dopo un po' iniziò, quei soldi che guadagnavo iniziavano a starmi stretti, nel senso che poi stavo a New York, no? Viene a contatto comunque con gente con molti soldi, con molta ricchezza, e inizia a farti una domanda molto semplice. E la domanda è la seguente: ma mica sono più stupido di loro, no? Se ce l'hanno fatta loro a guadagnare, a avere successo nella vita, perché non ci dovrei riuscire io? Questa quindi era la domanda che mi inizia a fare. Dissi: ok, sono in America, ho un lavoro, ho guadagnato un visto, adesso devo trovare una maniera per svoltare. E credo che questa sia una cosa positiva di New York, cioè questa è una città dove, in un modo o nell'altro, sei così contagiato dall'entusiasmo degli altri che diventi ottimista e pensi che anche tu ce la possa fare.
io mi dicevo, caspita, guarda quello, com'è possibile che abbia avuto successo senza essere più intelligente di me? Quindi questo tipo di osservazioni mi spinsero poi, non potevo prevedere il futuro, ma mi spinsero a fare qualcosa, a dire fammi inventare qualcosa. Insieme a un amico inventammo il tour delle terrazze panoramiche. Ci eravamo resi conto, questa è la cosa bella, che adesso lo potete anche prenotare sul miaviaggioanewyork.com, ci eravamo resi conto di una cosa fantastica, e cioè che a New York non esisteva il tour delle terrazze panoramiche. Eppure rooftop era una delle esperienze più belle da fare per chi viene a New York, perché davvero ti sembra wow di stare in paradiso. Non so se siete mai stati su un rooftop a New York, ma quando stai in quel rooftop con la vista di Manhattan, le mille luci di Manhattan, un cocktail in mano, i newyorkesi che comunque sono persone molto allegre, ti senti che la tua vita è bella e felice. Quindi io dissi, ma com'è possibile che a New York nessuno abbia mai inventato un tour dei rooftop? Quindi ragionando con questo mio amico dicevamo, non se ne sono accorti, non hanno avuto l'idea, oppure non funziona per qualche ragione che ci sfugge. Però dicevo, come fa a non funzionare il tour del rooftop se io so che alla gente piace? Lo so perché lo vedo, ecco, l'osservazione. L'osservazione è sempre la chiave del successo. Non bisogna inventare niente, bisogna guardarsi attorno e capire di cosa c'è voglia, di cosa c'è bisogno. E avevamo osservato quindi che non c'era questo tour del rooftop, e allo stesso tempo ci eravamo resi conto che la gente voleva fare, voleva conoscere il rooftop, però magari non sapeva dove andare, a volte un po' intimorita dai buttafuori che hanno quell'aspetto un po' cattivo, e tu inizi a pensare, va, magari vado sul rooftop e non mi fanno entrare, faccio una figuraccia. Che facemmo quindi all'inizio? Andammo a parlare con rooftop, perché la prima cosa di cui avevamo bisogno ovviamente era gli accordi con i rooftop. Ora è molto facile immaginare che all'inizio molti rooftop ci ridevano in faccia, no? Dicevano, ma voi chi siete? Chi vi conosce? Ma cosa volete? Sai quanta gente ha delle idee? Perché poi nell'ambiente della notte di New York, come potete immaginare, non è che sono proprio gentili, no? Bisogna avere stomaco forte. Però il primo rooftop che adesso non c'è, che ci diede la possibilità di fare un accordo, adesso è chiuso dopo la pandemia, fu lo Skyroom, me lo ricordo ancora. Ci sedemmo con il proprietario, Terry, e lui ci dice, ok, voi portateci i clienti e noi vi diamo un drink gratis, perché comunque ci fa piacere che fate conoscere il nostro rooftop ai turisti. Loro magari pensavano un po' anche al passaparola, vengono sti turisti, parlano del nostro rooftop e viene conosciuto. Allora riuscimmo a creare in un modo o nell'altro il, come si chiama, il tragitto, perché ci servivano tre terrazze panoramiche, e trovammo tre terrazze panoramiche, due delle quali ci offrivano il drink e un'altra ce lo dava a un prezzo abbastanza basso. Insomma, eravamo felicissimi. Dopo aver ovviamente creato, diciamo, il tragitto del tour, no? Le tappe del tour, si pose un'altra domanda: ma adesso come lo vendiamo? Ragazzi, eravamo nel 2014, quindi i social erano diffusi, ma non così diffusi come adesso. La prima cosa che facemmo fu aprire ovviamente una pagina web che ancora esiste, si chiamava thenewyorknightlife.com. quindi aprimo una pagina web, lo collegammo a Facebook, poi riuscimmo a fare un accordo con Groupon. Sai, all'inizio Groupon ci mandava delle persone, pagava pochissimo, però insomma ci facevamo conoscere, ti davano il link alla pagina. E un'altra cosa che facemmo è inserire i nostri tour anche nei cataloghi tipo di Viator, che è un tour operator internazionale. All'inizio non prenotava nessuno, ovviamente, perché all'inizio avevamo solo aperto la pagina web, ma tutte quelle cose che ho detto, Groupon e Viator, vennero un po' dopo. Avevamo solamente la pagina web e basta, e la pagina Facebook. Però mi ricordo ancora l'emozione
quando arrivò la prima prenotazione. Erano due o tre ragazze australiane, stavamo io e questo mio collega, amico, e facemmo questo tour. Bene, sappiate che da questo primo tour la cosa prese molto piede. Il tour lo facevamo solo venerdì, ma poi tramite Groupon, tramite Vaiato, tramite le pubblicità su Facebook, molto presto iniziavano veramente a moltiplicarsi le persone. Avevamo gruppi ogni venerdì anche di 30, 40, 50 persone. Affittavamo un autobus e facevamo questo tour. La cosa bella e divertente è che io mi resi conto che lavorando quelle 3 o 4 ore durante il rooftop tour, io guadagnavo lo stesso che guadagnavo con il mio lavoro in una settimana. Cioè, in una notte io guadagnavo gli stessi soldi che guadagnavo lavorando con quell'azienda con cui avevo iniziato per una settimana. Poi che successe? Questa azienda scoprì che avevo creato questo tour di rooftop e per delle ragioni che mi sono incomprensibili un po' si arrabbiò, perché pensava che fosse una distrazione, e decidemmo con questa azienda ovviamente di separarci. Io all'inizio ero un po' spaventato, perché mi dissi: ok, mi separo dall'azienda, perdo il mio salario garantito, ce la farò davvero con il solo tour de rooftop a mantenermi? Quindi i primi mesi ero un po' spaventato, perché sai, comunque tendevi a risparmiare di più, perché non volevi, caspita, non volevi ovviamente trovarti senza soldi. Però devo dire che le cose andavano sempre bene, perché nel momento stesso in cui l'azienda mi licenziò, io mi concentrai molto di più sulla mia attività e quindi aumentavano le persone. Aggiungemmo anche altre date per i tour. Poi il tour era veramente divertente, devo dire. Cioè, il tour del rooftop, avevo ovviamente 32-33 anni, incontravi tanti turisti di tutto il mondo, anche ragazze, no? Quindi ti andavi a divertire con queste turiste di tutto il mondo, era veramente molto, molto simpatica come cosa. Ciao, ciao. Questa fu praticamente la storia. Dunque, quindi ci concentrammo sul tour de rooftop e dopo un po', ragazzi, ero abbastanza felice, guadagnavo abbastanza bene, ancora non avevo fatto i soldi, ovviamente. Dopo un po' decisi di aprire la pagina Il mio viaggio a New York. La pagina l'aprì più che altro per raccontare la mia vita a New York, perché avevo la passione del giornalismo, avevo la passione della scrittura, e le pagine Facebook ti davano la possibilità. All'inizio non era come adesso che ci sono i video, i link. All'inizio mettevi una foto, scrivevi un testo e vedevi cosa succedeva. E allora iniziai il mio viaggio a New York con questa pagina Facebook e, ragazzi, non ci crederete, ma dal primo momento si moltiplicarono le persone che ovviamente seguivano la mia pagina, in tanti mi scrivevano. E allora cosa feci? Utilizzai la pagina Il mio viaggio a New York per vendere anche il mio tour di rooftop, e quindi aumentavano ancora di più le persone che partecipavano al tour di rooftop, perché si inserivano anche gli italiani che venivano dal mio viaggio a New York. Dopodiché mi resi conto, da quello che scriveva la gente, che non volevano solo il tour de rooftop, che questi italiani che mi scrivevano volevano tanto altro. E quindi iniziai poi, pian piano, a prendere accordi con gli osservatori, con altri tour operator, per aumentare il catalogo. Perché mi ero reso conto, se io ti vendo solo il tour de rooftop e tu sei un turista, ma vuoi che tu non vada all'Empire, vuoi che tu non vai al MoMA, vuoi che non vuoi fare una gita a Washington, allora dovevo aumentare, diciamo, lo scontrino medio. Una volta che avevo, diciamo, accalappiato il turista con il tour de rooftop, avrei potuto anche offrire altri servizi. E quindi da un tour
si siamo trasformati, ne abbiamo aggiunti altri, tour di Harlem e Gospel, tour del Bronx, Queens e Brooklyn, aggiungemmo quello di Washington che non facevamo noi ma lo rivendevamo, abbiamo aggiunto il MoMA, abbiamo aggiunto tante. Adesso se andate nel catalogo del mio viaggio a New York trovate veramente decine e decine di prodotti, no? Anche a Los Angeles. All'inizio quindi ho iniziato con il tour de rooftop e poi dopo ho continuato allargando il catalogo. Quindi improvvisamente il sogno americano si stava realizzando, perché ovviamente iniziai a guadagnare di più rispetto a quando mi avevano licenziato. Un anno dopo guadagnavo molto di più, tant'è che passai poi dalla stanzetta con i coinquilini ad avere sempre nel Queens la mia prima casa tutta mia, dove io praticamente vivevo completamente da solo. Avevo tre stanze, avevo molto spazio, insomma stavo benissimo. Questa è stata, diciamo, la mia fortuna. Poi dopo, un altro momento importante è stato qualche anno dopo, quando ho aperto anche l'ufficio a Times Square, perché l'ufficio a Times Square mi ha dato una grandissima visibilità. È stato importante, fondamentale, perché io avevo pensato, se io apro un ufficio a Times Square, ok, mi costa quello che mi costa tanto, però la gente, se sa che c'è un ufficio, si fida di più, perché sai che c'è un posto dove puoi andare a chiedere un'informazione, dove puoi lamentarti, dove puoi in un modo o nell'altro parlare con qualcuno in italiano. Se io ho un ufficio dove posso andare, posso camminare, io mi fido anche di più a comprare online, perché se io compro online e poi è una truffa, io da chi vado? Come faccio a fare sentire le mie ragioni? Se un tour... Hello, I'm Max, I just found out who I am, welcome to New York, I'm from the South. Yeah! Ho capito che sta succedendo. Vabbè. Comunque, allora, aprire l'ufficio è stata una grandissima mossa, io lo considero di marketing, nel senso che avendo l'ufficio io mi dicevo che okay, magari non verranno i turisti, anzi è probabile che magari non vengano, però io voglio che l'ufficio ci sia, che i turisti sappiano che c'è quell'ufficio e si sentano anche più sicuri ad acquistare online i miei prodotti. Tant'è che aperto l'ufficio immediatamente si sparse la voce e il fatturato triplicò. Quindi i tre momenti importanti del mio sogno americano, anzi quattro momenti sintetizzando, sono stati questo: 2011, primo lavoro con visto, e probabilmente è stato anche il momento più felice. Io mi ricordo quando mi dissero che mi avrebbero fatto il visto, io andai sul traghetto di notte a vedere la Statua della Libertà, pioveva, ero solo io su quel traghetto, guardavo la Statua della Libertà e pensavo, caspita ragazzi, ce l'ho fatta davvero, sto per avere un visto di New York, perché dovete sapere che è difficilissimo ottenere un visto per New York, quindi quando lo ottieni senti veramente che sei l'uomo più fortunato del mondo. Quindi primo momento il lavoro, secondo momento due anni e mezzo dopo, 2013, fu quando aprimmo il tour dei rooftop, inventammo questo tour dei rooftop, lo aprimmo, lo vendemmo. Un anno dopo l'apertura della pagina Il mio viaggio a New York per gli italiani, che fu poi la cosa decisiva perché mi ha dato notorietà in tutta Italia, e nel 2016 invece, quindi dal 2011 quando ho fatto il primo visto al 2016, sono passati 5 anni, l'apertura dell'ufficio. Come potete vedere, per realizzare il mio sogno americano ci ho messo pochissimo, ci ho messo appena da quando sono arrivato a New York nel 2011, nel 2014 ero imprenditore, 3 anni, dal 2015 in poi i miei guadagni iniziavano a salire tantissimo, ciao. Quindi insomma ci è voluto 5 anni, ecco perché sono molto grato a New York, perché insomma è riuscita a realizzare i miei sogni. E questo ve lo dico perché per tornare alla parte iniziale,
qual è stata l'occasione che ha reso tutto possibile? Lo stage iniziale, anche se non era pagato, ripeto, però mi ha dato un'occasione di stare a New York, un'occasione di fare contatti, l'occasione di essere qui, perché poi se volete cercare lavoro è difficile cercare lavoro stando in Italia, perché nonostante tutto uno pensa sempre mando il curriculum. È vero, puoi mandare il curriculum e se ha un profilo molto alto, molto elevato, magari ti prendono anche, però la verità è che New York è come tutte le città, tutto ciò di importante che ti avviene nella vita ti avviene fuori dal mondo dei curriculum. Vai in una festa, vai in un evento, conosci qualcuno che ti presenta qualcuno, la gente spesso, noi non ce ne rendiamo conto, ma la gente ti guarda negli occhi e si fida perché ti stringe la mano. Magari non gli interessa neanche che tipo di laurea hai, che percorso hai. A me non me l'hanno manco chiesto quando mi offrirono il lavoro, se avevo la laurea, io avevo addirittura il dottorato. Non gliene fregava niente a nessuno. Quando vai in giro per il mondo a dire c'ho un dottorato in letteratura ispanoamericana, a che la gente ti ride appresso, dice vabbè, insomma, una cosa che non serve a niente. Quindi aspettate, quello che voglio dire è proprio questo, che non importa neanche tanto che tipo di lavoro avete fatto, che tipo di, qual è stato il vostro passato di studio. Un'economia dinamica come quella newyorkese, se ci sapete fare, potete trovare ovviamente occasioni per cambiare il vostro destino. Bisogna avere anche un po' di inventiva, eh? Per esempio, io il tour de rooftop me lo sono inventato da zero, non c'era, è una cosa totalmente nuova che abbiamo fatto noi, io e questo mio collega. Cioè bisogna, e come mai a New York è facile inventarsi qualcosa? Perché è un tipo di ambiente che ti spinge a fare, a pensare. Perché comunque dentro di me, dopo un po', c'era una rabbia, perché io volevo migliorare le mie condizioni di vita. Guardate che, vi ho detto all'inizio, io riuscivo a vivere con 2.400 dollari al mese, però dopo un po' mi stavano strette. Dopo un po' volevo andare nei ristoranti importanti, volevo invitare a cena una ragazza, potendo prendermi anche una bella bottiglia di vino senza stare lì preoccupato quale sarà il conto finale. Volevo viaggiare, volevo togliermi gli sfizi, volevo fare il passo in avanti. Dunque, se volete venire a New York, tenete in conto questa mia esperienza, perché questa mia esperienza vi dice molte cose importanti. La prima è che dovete essere voi a dover credere in voi stessi. Quando siete in Italia e in Italia dite ah, ma io vorrei andare a New York, mi piacerebbe, la gente vi dirà ma che ci va a fare a New York, si sta così bene in Italia, lì è impossibile trovare il lavoro, ti pagano poco, ti sfruttano, ci vogliono 5, 6, 7, 8 mila dollari al mese per vivere. Ragazzi, non credete a nulla, dovete essere voi a essere convinti, vi dovete accontentare all'inizio, non state lì a pensare guadagno poco, all'inizio non fa niente. Voi non siete a New York, appena arrivate a New York, voi non siete venuti qua perché voi arrivate e qualcuno vi dice ah, ti piace la tua faccia, ti voglio regalare 10.000 dollari a mese perché voglio farti fare la bella vita. Voi dovete soffrire, all'inizio bisogna soffrire, bisogna partire dal basso, bisogna partire da una catapecchia, bisogna partire così ed essere umili, essere felici dell'opportunità e poi man mano, passo dopo passo, riuscirete a crearvi un vostro cammino. Devo dire che quando passi da avere un salario a fare l'imprenditore, i primi mesi sono sempre molto, molto difficili, ma difficili a livello psicologico.
Perché chi ha un salario, dà per scontato questo salario ci sia sempre, a meno che non ti licenziano, cosa che tra l'altro può succedere. Noi non ce lo ricordiamo, noi pensiamo, ho il salario, sto tranquillo, ma se stai in un, a meno che non lavori per lo Stato, ma se lavori nell'ambito privato, può succedere qualsiasi cosa e perdi il lavoro. Quindi non è che il salario sia così tranquillo, però ci dà la sensazione che te ne vai a letto a dormire, ti svegli al mattino, va bene, c'è il mio salario. Anche se lavoro bene o male, non fa niente, mi faccio le mie ore, c'è il mio lavoro. Quando fai impresa, invece è diverso. L'imprenditore vive con la paura, soprattutto all'inizio, sono abituato, di non avere i soldi per pagare un affitto, per pagare una guida, per pagare un bus. Io mi ricordo, partecipando con il mio socio di allora, partecipammo ad una fiera di turismo qua a New York, la fiera dei concierge, una convention. È una convention dove praticamente tutti i concierge degli hotel di New York erano lì e tu potevi presentargli i tuoi prodotti, le cose che tu facevi, no? E questa partecipazione costava $1,000 e noi avevamo i soldi contati e stiamo lì a riflettere. Lo dobbiamo fare, dobbiamo pagarli questi $1,000, ne vale la pena, non ne vale la pena. Insomma, non era abbastanza facile. Ciao. Ci possiamo parlare? Certo, certo. Scusate, mi hanno interrotto e mi sono fermato. Quindi insomma, $1,000, allora dovevamo pagare $1,000, ma poi ce la facciamo a pagare la luce, il gas. All'inizio è stata dura, avevi paura di non avere i soldi per mangiare. Per fortuna poi le cose sono andate bene e il premio è di fatto il fatto che poi, bene o male, il mio viaggio a New York si è trasformato in un marchio molto riconosciuto nel campo del turismo. In Italia quasi tutti lo conoscono. Siamo leader a New York nell'organizzazione di tour per gli italiani, ma non solo, lavoriamo con spagnoli, lavoriamo anche con un pubblico internazionale. E questo mi rende molto orgoglioso. Il premio a livello personale qual è in tutto questo? Il premio è che ti puoi guardare allo specchio e dire ok, ce l'ho fatta. Sono venuto in America perché volevo dimostrare a me stesso che non ero io sbagliato, ma che forse era l'Italia che magari non mi dava le opportunità che cercavo. Ma venuto in America, a New York, in un ambiente in cui la creatività è premiata, dove tutti hanno il germe dell'imprenditorialità dentro, io posso fiorire. Quindi ora mi guardo allo specchio e mi vedo veramente come una persona che ha realizzato molto. Io dico sempre, purtroppo chi fa impresa dopo un po' inizia a non pensare più a tutta la strada che ha fatto in passato, no? È sempre concentrato sugli obiettivi futuri, ma ogni tanto bisognerebbe fermarsi, girarsi indietro e vedere quante cose si sono fatte che non erano scontate. Senza il mio viaggio a New York non avrei neanche potuto realizzare un altro sogno che per me era importantissimo, scrivere un romanzo. Ricordo quanto fu emozionante quando Mondadori mi offrì un contratto editoriale, me lo ricordo ancora, per scrivere il mio romanzo, no? Caspita, ero felice, dai. Quindi, insomma, vieni a New York e paradossalmente, solo dopo che sei venuto a New York, in Italia riconoscono il tuo talento e la Mondadori, che in Italia io avevo l'ambizione di essere uno scrittore, la Mondadori, che in Italia non mi avrebbe mai cagato, magicamente si accorge di me proprio quando sono a New York. E poi soddisfazioni personali che derivano dal fatto che quando fai impresa, se l'impresa va bene, hai la possibilità di fare un tenore di vita superiore rispetto alla media. Quindi ora come ora vivo in un bellissimo appartamento, in un grattacielo di lusso qui a Manhattan. Caspita, pago $5,775 al mese, più $100 per la palestra interna all'edificio. E quindi sono passato da che pagavo $600 la mia stanzetta
a pagare quasi $6,000. E questa cosa la puoi fare solo se ti va bene, che fai impresa. Però me la sono sudata, no? Non è come se vieni a New York e già c'è la mamma e il papà che paga tutto, allora stai là e non gli dai valore. Io quando entro in casa, ogni volta che entro in casa dico, caspita, ne ho fatta di strada, ma me la sono sudato, ho rischiato, poteva anche andare male e me ne tornavo in Italia, sconfitto. Viaggio, mi piace viaggiare, se vado in aereo prendo quasi sempre la business class, perché è più comoda, perché mi piace di più. Anche per provare a me stesso che insomma, se ho sofferto, se ci ho provato, se ho rischiato, qualche cosa, qualche sfizio me lo devo anche togliere, o no, ragazzi? Vado in hotel quando viaggio di un certo tipo. L'ultimo è stato il Belmont Cap Giuluca, in una settimana comunque mi è costato $10,000. Tutte cose che quando hai un salario non ti puoi permettere, ovviamente. Quindi sì, ci sono tantissime soddisfazioni personali che ti togli. Detto questo, non è che andare insomma in un hotel 5 stelle faccia tantissimo la differenza, no? Anche un 4 stelle va bene. La differenza la fa quando non puoi proprio permetterti le vacanze. Però insomma, eccedere nel lusso non è che ti crea tantissima più felicità, però è una questione di autostima, no? E queste un po' tutte le considerazioni. Ora ovviamente mi godo la città. La mia più grande vittoria è stato sicuramente il fatto che io non uso la sveglia, no? Quando lavoravo per un'altra azienda, ogni mattina c'era quella sveglia che suonava e che mi ricordava il mio dovere di lavoratore. Adesso che sono al vertice, al top della mia azienda, faccio che voglio, se voglio, cioè faccio che voglio, nel senso che metto la sveglia se necessario, se no no, quando mi sveglio mi sveglio. Beh amici, continuiamo a camminare per New York, tanto questi video piacciono perché mi sono reso conto che vi piace osservare la metropoli e a me piace farvelo osservare, raccontarvela, farvela vedere. Questo è New York, this is New York. L'inglese, quando sono arrivato, vi dico la verità, non lo conoscevo bene. E vi dico anche un'ulteriore verità. Non sono proprio ferratissimo neanche adesso in inglese. Nel senso che lo capisco, lo parlo bene. Però non ho mai curato troppo la pronuncia, non ho mai curato troppo l'accento. Non mi sono mai sforzato più di tanto. Magari qualche errore grammaticale ce lo metto qua e là, però sai, la verità è che non ho mai avuto bisogno di parlare l'inglese perfettamente, proprio perché sono a capo della mia azienda, cioè io non dovevo fare dei colloqui di lavoro in cui mi dovevano assumere. All'inizio, in realtà, al primo lavoro era importante ovviamente conoscere l'inglese, però andava bene allora anche un inglese di base, perché io dovevo lavorare comunque in italiano, quindi era importante più che conoscessi l'italiano. Questo è New York, ragazzi, ci stiamo facendo una bella passeggiata, quindi non vi preoccupate più di tanto se sapete o non sapete l'inglese, verrete qua, l'imparerete. Molte delle persone che vivono a New York, dovete sapere che la maggior parte di loro, il primo lavoro che fa, lavora nei ristoranti. Io non l'ho mai fatto perché semplicemente non lo so fare, ragazzi. È un lavoro che secondo me è utilissimo, perché ti salva la vita in tante circostanze. Perché se sei fai cameriere, qualsiasi cosa, ti pigli uno, due turni a settimana, sai sempre che una cosa di soldi la fai. Per me il cameriere è il miglior lavoro che esista e bisognerebbe impararlo a farlo proprio da quando si ha 14 anni, perché quando viaggi e vai all'estero è un lavoro che cercano sempre,
che se sa fare bene apprezzano, e a New York si guadagna anche bene con le mance. Quindi magari siete imprenditori, no? Avete un'impresa, vi servono dei soldi, andate a fare i camerieri. Andate a fare i camerieri e quei soldi li trovate. Volete dedicare 3 o 4 giorni a settimana a una vostra passione, gli altri volete guadagnare dei soldi, fate i camerieri. Lavorate, è un lavoro flessibile, si guadagna bene, si fanno anche contatti, è il lavoro migliore del mondo. Vi dà forza, perché tu nella vita rischi di più se sai che c'hai un backup plan, no? Se sai che dici, vabbè, ho messo da parte $50,000, provo ad aprire, non lo so, il mio punto vendita di arancini, se mi va male, ho perso i dollari, ma che me ne frega, mi rimetto di nuovo a fare il cameriere e li guadagno di nuovo. Lavoro migliore, ragazzi, non lo... Che caspita è sta cosa? Ah, che figata. Bene, amici. Insomma, adesso il mio viaggio a New York. Siamo rimasti ancora in quella sede. Abbiamo superato ovviamente questi 2 anni di pandemia. E adesso ci lavorano fisse 2 persone per il customer service. Siamo riusciti a diventare non solo leader nel turismo, ma la cosa bella che io dico sempre, la cosa importante, è che io sono costretto, visto che sono abbastanza conosciuto, ad offrire un ottimo servizio. Di solito le aziende che lavorano nel turismo, se non ci mettono la faccia, non gliene frega niente. Tanto il turista viene e se ne va, pure che rimane scontento, chi se ne frega. Ma io, mettendo la faccia, sono costretto a dare un ottimo servizio ai miei clienti, perché se non do il massimo, domani mi scrivono le recensioni, parlano male di me, il passaporto è negativo. Quindi la forza del mio viaggio a New York, secondo me, sono 2. La prima è che, mettendoci la faccia, la gente si fida. La seconda è che fa bene affidarsi, perché io sono costretto a fare un ottimo lavoro. La terza è che i miei prezzi sono competitivi. Se voi andate a vedere il tour del Bronx, Queens e Brooklyn negli altri tour operator, costa la bellezza di $75. Io lo vendo adesso a 59. $16 in meno. $16 sono parecchi, ragazzi, eh? Su un tour $16 sono parecchi. E perché lo vendo a meno? Perché lo vendo direttamente al cliente. Tu vai online sulla mia pagina e compri il tour. È fantastica questa cosa, no? Gli altri invece, e dai la percentuale all'agenzia di viaggi, e dai la percentuale a quel tour operator, e dai la percentuale al blog, alla fine dobbiamo pagare un sacco di percentuali, quindi il prezzo finale è alto. Quando si sparge la voce che i tuoi tour sono anche più economici degli altri, è fatto bingo, nessuno ti può fermare. Ragazzi, uno che mi volesse fare volesse competere con me adesso sul mercato italiano non avrebbe modo, perché non avrebbe... Io posso avere le migliori guide, sono bravissime, Ida, Laura. Posso avere i migliori bus ad un prezzo conveniente, perché ne ho tanti, ne affitto tanti. Posso andare nei migliori rooftop, perché ormai mi conoscono, sono consolidato sul mercato. Se uno volesse iniziare adesso avrebbe difficoltà. Non è facile organizzare un tour operator a New York, è un mal di testa. Ciao. Ragazzi, scusate, mi sono distratto e non so dove ero arrivato. Vabbè, continuiamo a fare questa chiacchierata. Non mi ricordo di che stavo parlando, mi dispiace, ragazzi, ho perso il filo. New York si viene così un po' quando ormai si è disperati, un po' senza speranze, quando senti che ormai...
Ah, dicevo del cameriere forse, no? Che è il lavoro più bello perché ti dà molta libertà. Io ho fatto tra tanti lavori, perché poi sai, quando stai a New York ti viene voglia, vabbè, ci sta qualche lavoretto da fare per fare una cosa di soldi in più. Qualcuno di voi magari lo sono andato a prendere in aeroporto. Andavo in aeroporto a prendere i turisti col cartello, no? Quando andate in aeroporto, uscite dal gate, ci sono quelle persone col cartello che aspettano i turisti, io uno di quelli. E ho parlato, tra l'altro, nel mio romanzo Una notte ho sognato a New York. Insomma, andavo là a prendere i turisti, aspettavo, mi giravo attorno, osservavo i volti di coloro che facevano quel lavoro, mi prendevo, che ne so, non mi ricordo quanto, 100-150 dollari. Però un lavoro semplice, stavi là col cartello, arrivava il turista, lo portavi in macchina o sull'auto, era fatto, bello, bel lavoro. Poi alla fine la cosa bella di New York è quella che all'inizio, no? Cioè non importa nulla, qualsiasi cosa va bene, qualsiasi lavoro. Puoi anche essere architetto in Italia, ma se devi andare a pulire i tavoli a New York ci vai. Perché? Perché non è la tua città. Magari certe cose che io non farei a Salerno, perché a Salerno ti vedono, che pensano, sei laureato in giurisprudenza, il dottorato, e che fai, pulisci da. Magari uno si fa un sacco di paranoia nella sua città d'origine. A New York a nessuno gliene frega niente, vieni qua, nessuno ti conosce. Sei a New York, ti giochi le tue carte, sfidi tutti e tutti. E essere disposto anche a pulire i tavoli. Quindi io vi dico una cosa: se venite a New York, la più grande risorsa che potete avere è quella di fare il cameriere. Però attenzione, iniziate come cameriere, ma non fate questo a vita. Non importa quanto si guadagna, perché si guadagna bene, ma deve essere preso come un lavoro iniziale, un lavoro che ti aiuta nel momento in cui hai bisogno di soldi. Ma non puoi venire a New York per fare il cameriere a vita. Devi provare anche a fare qualche altra cosa. Magari inizi come cameriere e poi ti apri il tuo bar, ti apri il tuo ristorante. Molte persone rimangono intrappolate perché dicono: sai che c'è, ho fatto, si guadagna bene, lo posso fare anche per tutta la vita. Però secondo me, se vieni a New York da lontano, ti allontani dalla famiglia, dai tuoi cari, devi avere un minimo di ambizione in più, se no non ne vale la pena. Devi dire: ok, voglio fare qualcosa di più grande, no? È una città in cui un minimo di ambizione un po' te la dà la città, perché la gente di New York ti spinge all'ambizione. Un po' devi trovare il coraggio dentro di te. Almeno questo è quello che io ho sempre pensato. E ci facciamo questa bella passeggiatina, fa caldo, eh? Ricordate che l'estate... Ma perché cricchio? Mi sudano sempre. Continuiamo questa camminata. Molti se ne tornano da New York. Non pensate che poi tutti rimangono in questa città. Molti se ne tornano. Mi sono reso conto che alcuni dopo un po' non ce la fanno, non la reggono. Perché è una città che ti spinge all'isolamento. Magari gli manca la famiglia, gli mancano gli amici, e così decidono dopo un po'. Di tornare in Italia, no? Ne conosco molte di storie di persone che stanno a New York. Magari mettono una cosa di soldi da parte e si aprono la loro attività. Poi parliamoci chiaro, l'Italia, se ti realizzi e un po' di soldi li riesci a fare, è un paese dove puoi vivere discretamente. Io con quello che pago d'affitto a New York, ragazzi, con quello che pago d'affitto a New York, io potrei tranquillamente fare una vita molto più che discreta a Salerno, nella mia città. Io pago 5.775 di fitto, che sono circa, diciamo, 5.500 euro. Con 5.500 euro
mi faccio un mutuo e mi compro una casa bella a Salerno. Posso fare anche un mutuo di 2000 euro al mese. Col resto ci posso vivere tranquillamente con 3000 euro al mese. Tipo, essere non è che c'è chissà che spesa, però ragazzi, non è la stessa cosa. Io mi sono fatto un piano pensione che, se tutto va bene, quando avrò 58 anni mi dà 9000 dollari al mese. Non sono sufficienti per tenere il mio stile di vita a New York, però spero che quando avrò 58 anni avrò anche altre entrate. Diciamo che questo piano pensione è proprio, se tutto va male, vado a capasotto, almeno ho quei 9000 dollari al mese. Probabilmente non saranno sufficienti per mantenere un tenore di vita alto a New York, però magari a 58, 59, 60 anni voglio tornare in Italia, stare con la mia famiglia, i miei amici di un tempo, e magari con quei soldi dico: vabbè, sai che c'è, 9000 euro al mese non mi bastano per fare una bella vita a New York, magari me ne torno in Italia, a Salerno, lì mi bastano, e mi faccio dei viaggi lunghi a New York, mi faccio 2 mesi a Salerno, 1 mese a New York. Ciao, benvenuti. Ah, vabbè, allora buon viaggio di ritorno. Ma pensa, dobbiamo dire al nostro amico. Sì, sì, vai, vai, com'è? E questo stavo dicendo, dico, vabbè, 9000 euro, magari dico, vabbè, me ne vado un po' a Salerno, vivo bene con quei soldi a 60 anni, poi me ne torno a New York, mi faccio 1 mese a New York, 2 mesi a Salerno, 2 mesi a... Vabbè, però in ogni caso amo pensare che questo problema non l'avrò. Io non so proprio come sarà la vita a 60 anni, spero che ci sarà modo di godersela. È bella New York, è bella New York, ragazzi. Non credo che sia una città da sottovalutare. Ha una sua magia. A volte si soffre un po' di solitudine, questa cosa è vera. Però ragazzi, quando hai da fare, quando hai mille cose a cui pensare, quando hai qualcosa che ti anima, che ti spinge, la solitudine non esiste. L'unica cosa che ti interessa e che ti piace è chiaramente, l'unica cosa importante è focalizzarti in te stesso. E qua passiamo davanti a Italy. Dunque, questa diretta è andata avanti per 52 minuti. Visto che amo i numeri tondi, la mia idea, oggettivamente, è fare in modo che questa diretta arrivi alla bellezza di un'ora. Quindi dovrò parlarvi ancora di qualche altra cosina. Una domanda che spesso mi fanno è se ho amici americani. Ciao, addirittura. Che macchina! Allora, mi capita spesso di essere fermato per strada e quindi non è molto facile fare questa diretta. Che stavo dicendo? Ah, se ho amici americani. Ogni tanto devo stare attento che non mi gettano sotto. No, non ho amici americani, vi sono proprio molto sincero. Gli amici americani non li ho, perché conoscenti sì, gente che ti capita di vedere, di incontrare, ma innanzitutto perché a New York gli americani sono pochi in realtà, poi a Manhattan soprattutto. A Manhattan è più facile entrare in contatto con gli stranieri, molti indiani conosco, gli indiani tantissimi, latinoamericani, brasiliani. Se un americano a Manhattan si sente paradossalmente in minoranza, non amano molto Manhattan, secondo me sentono di aver perso un po' il controllo. Sentono che Manhattan è un po' sfuggita di mano. Beh, amici, sto
sto sudando, mannaggia. Godetevi un po' questa città magica. E continuiamo con questo video fantastico. Ho parlato per un'ora. Io non so veramente se qualcuno sentirà questo video fino alla fine. Non ne sono certo. Magari qualcuno si... Ciao, ciao. Ciao. Davvero VIP. Mi fanno foto, video, mi riprendono. Io mi chiedo a volte se io, che ho una popolarità buona, però non è che sono Cristiano Ronaldo, quando esco per strada comunque devo mettere in conto che ci sarà qualcuno che mi fermerà. Quindi immaginate un VIP vero, no? Uno di quelli ultra famosi, attori internazionali, così. Sono proprio, secondo me, non possono uscire per strada. La loro vita è una vita, secondo me il loro desiderio è tipo Cristiano Ronaldo, quando vuole andare in un posto dove deve stare tranquillo, va su Wikipedia, no? Sceglie lo stato al mondo in cui seguono di meno il calcio, vede qual è lo stato dove magari manco conoscono il calcio e va là. Boh, fosse in Corea del Nord, ma neanche, perché quelli là lo giocano il calcio. Ci deve essere una nazione dove il calcio non è seguito. Ma forse proprio negli Stati Uniti sta un po' più tranquillo, perché poi qua negli Stati Uniti gli americani, non a New York, perché New York è molto straniera, però l'americano medio non è che capisce tanto di calcio. Sì, vabbè, conosce Messi, Ronaldo, però non sono sicuro che un americano che non segue il calcio, non sono sicuro se mi conoscerebbe Cristiano Ronaldo. Vabbè, stiamo vaneggiando in questa bella camminata in questa città. New York, New York. Vi dico che camminare a New York comunque è bellissimo. Cioè, anche di notte puoi fare delle camminate e delle passeggiate che, credetemi, sono la fine del mondo. Io adoro New York. Adoro questa città, per me rappresenta, ha un significato importante, perché poi mi ha cambiato la vita. Mi ha raccolto, diciamo così, sconfitto, e mi ha reso vincitore. Ed è stato merito di New York, oltre al mio. Io dico sempre, quando avrete successo nella vita, io ve lo auguro, ci sarà sempre qualcuno che si vorrà attribuire il merito, no? E dire, ma ragazzi, il merito è solo vostro. Non c'entra nessuno. Uno deve essere educato ad un sano egoismo, nel senso, se ho successo nella vita, il merito è mio, il resto non conta. Anche perché nessuno, ragazzi, parliamoci chiaro, ogni tanto quando vedo quelli che ti vogliono insegnare come fai soldi, come diventa ricco, ragazzi, nessuno ti insegna niente. Il cammino lo si trova da soli, sempre è sempre così. New York ti insegna questo: siamo tutti soli in questa città e tutti dobbiamo cercare in un modo o nell'altro di raggiungere i nostri obiettivi, per non sprecare la nostra traiettoria di vita. Perché io mi sono detto sempre, no? Ma se fossi arrivato adesso a 40 anni senza una lira, sconfitto, senza lavoro, magari con il reddito di cittadinanza, no? Come mi sarei sentito in questa società? Mi sarei guardato allo specchio e cosa avrei pensato di me? E sia ben chiaro, io sono convinto dell'idea che non bisognerebbe mai colpevolizzare la povertà. Perché sì, esiste una povertà che dipende dalla pigrizia, e quella può essere colpevolizzata. Se sei uno pigro che prende il lavoro e lo lascia, così, allora ok, sei colpevole. Però la maggior parte delle persone che vengono sconfitte nella vita è perché o non ha avuto l'occasione, non si è trovato in un ambiente di riferimento giusto. Ci sono tante ragioni per cui uno magari può trovarsi che a 40 anni non ce l'ha fatta, nonostante magari si sia alzato sempre alle 7 di mattina, sia stato sempre disciplinato. Uno non deve avere mai la presunzione. Io ce l'ho ben chiaro questa cosa, anche adesso che mi sento soddisfatto. Io ce l'ho ben chiaro che tutto potrebbe crollare da un momento all'altro per un qualsiasi motivo.
non so quale, però ci potrebbe essere qualche evento nella mia vita che mi mette, mi fa tornare in difficoltà, e ognuno di noi può trovarsi in difficoltà un domani, quindi non deve essere mai presuntuoso e arrogante verso chi si trova in difficoltà. E dopo questo, ragazzi, io vi saluto. Abbiamo fatto un'ora di chiacchierata, vedete qua, sono sudatissimo. Mamma mia, mi è sudato proprio l'ascella. Vabbè, spero vi sia piaciuto. Se qualcuno è arrivato alla fine di questa diretta, penso nessuno, mi scriva nei commenti supercalifragilisticexpialidocious. In questo modo io capisco che magari qualcuno se l'è vista tutta, non so, una persona, due persone, tre persone. Ho detto alla fine questa parola perché voglio, e io vi osserverò. Se mi scrivete quella parola e avete ascoltato un'ora di quello che ho detto, io vi osserverò, andrò a vedere il vostro profilo, cercherò di capire qualcosa di voi. Ciao, vi amo.